Dopo 5 stagioni di purgatorio, la Tessa festeggia il ritorno nel campionato di eccellenza al termine della doppia sfida col Pineto che incorona la squadra di Mario Giandonato, legittimando il secondo posto conseguito al termine della stagione regolare e raggiungendo in tal modo l'Ortona nel prossimo campionato regionale di eccellenza. Ancora una volta, ma dovrebbe essere una costante nella prossima stagione, la compagine atessana disputa a Montemarcone la gara casalinga e dopo la sconfitta patita nella sfortunata gara d'andata, la vittoria è l'unico risultato disponibile per poter coronare il sogno. La gara non lascerà spazio agli amanti del calcio champagne, ma questo genere di gare, si sa, per l'importanza della posta in palio, difficilmente riserva emozioni in quantità industriale. La Tessa inizia comunque col giusto piglio e dopo 3 minuti Antonello Crognale prova il colpo di testa che si perde sopra i legni. Al 12esimo è ancora il numero 11 a Tessano che prova la battuta a rete e il suo tocco di mano, non visto dall'arbitro, manda il pallone a colpire il palo. Il Pineto si affaccia in avanti al 17esimo con il gran diagonale di Di Nicola intercettato da Carmine Crognale. L'azione prosegue ma gli attaccanti biancazzurri non riescono ad approfittarne. Al 25esimo Campli sul versante opposto prova a beffare Falcone dalla lunga distanza ma il portiere ospite si distende per deviare in corner l'insidiosa palombella del capitano atessano. Al 35esimo il numero 10 della Tessa pennella al centro per la testa di Mainella che impegna severamente Falcone. Sulla ribattuta di quest'ultimo Antonello Crognale non aggancia da favorevole posizione. Al 43esimo arriva il gol che deciderà le sorti della doppia sfida. Sul calcio piazzato dal limite, Campli lascia l'incombenza all'esperto Della Rocca che infila il pallone nell'angolo alla destra di Falcone facendo così esplodere di gioia il pubblico di Fede Atessana. Sarà l'ultima emozione dei primi 45 minuti. Nella ripresa è ancora la Tessa a dettare i ritmi. Dopo 5 minuti il destro dal limite del match winner Della Rocca sfila pericolosamente al lato. Un minuto dopo il gran tiro di Di Cencio viene neutralizzato da Falcone, ma sulla sua ribattuta Antonello Crognale fallisce malamente la giusta opportunità dalla breve distanza. Al 19esimo il Pineto si affaccia pericolosamente in avanti, ma il colpo di testa ravvicinato di Capitan D'Ambrosio si alza sopra i legni. Al 32esimo il tiro cross di Campli viene bloccato da Falcone. Nelle battute finali gli ospiti vengono sopraffatti dall'eccessivo nervosismo che induce il direttore di gara a drastici provvedimenti. Al 41esimo il signor Sfarra, su segnalazione del suo assistente, estrae il cartellino rosso ai danni di Silvetti. Ne nasce un parapiglia che vede Timperi tra i più irrequieti. L'arbitro estrae anche per lui il cartellino rosso, ma non è finita. Al 49esimo Assogna commette fallo ai danni di Bisbano e anche in questo caso la segnalazione dell'assistente induce l'arbitro a decidere la terza espulsione che riduce così il Pineto in 8 uomini. Pochi istanti prima del triplice fischio finale c'è tempo per assistere ad una conclusione del neoentrato Magnante che spedisce il pallone sopra la porta avversaria. Al fischio che sancisce il termine della contesa inizia la festa della Tessa, destinata a proseguire per le strade del centro. Il Pineto incassa la sconfitta, ma lo fa con grande signorilità. Il suo campionato, in fin dei conti, è andato ben oltre ogni rosea aspettativa e con questo organico si possono buttare le basi per il salto di categoria già nella prossima stagione. Finalmente la storica promozione della Tessa è arrivata. Il professor Del Matto, presidente di questa squadra, quasi quasi non ci credeva più, vero? Allora, co-presidente innanzitutto, perché il presidente, c'è un altro presidente che è Marco Picciotti e quindi siamo due presidenti. Di solito in questi casi si dice che è un sogno che si avvera. Io le dico la verità, non riuscivo nemmeno a sognarmelo una cosa del genere, perché da tifoso parlo, quando si aspetta da 40 anni qualcosa che sembra non possa venire, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, sembra che ci sia una maledizione. Però fortunatamente quest'anno la squadra era fortissima, per cui abbiamo, penso, meritatamente ottenuto questa promozione in eccellenza. I punti della regular season lo dimostrano,
Per cui penso che oltre all'Ortona, che è una squadra che ha meritato la promozione, anche la Tessa meritava. Un doppio miracolo se si pensa che la Tessa è una delle squadre che spendono sicuramente meno rispetto alle altre. Guardi, purtroppo la situazione nostra non è una società molto forte economicamente, però devo dire che quest'anno l'ingresso di Marco Picciotti ha permesso L'hanno interrotta, Presidente, stavamo dicendo della Tessa. Sono emozionato per la vittoria, questa interruzione, no, ho perso il filo, dove ci trovavamo? Stavamo dicendo che la Tessa è sicuramente una delle squadre che ha speso di meno. Sì, volevi, però quest'anno l'ingresso del Presidente Marco Picciotti ci ha permesso di completare un organico che era già abbastanza forte, però a novembre col suo ingresso abbiamo potuto acquistare Dicenzio e Crognale e poi anche Contento, quindi abbiamo rinforzato tutti i reparti. E la squadra era, a differenza degli anni passati, dava fiducia per la promozione. Abbiamo visto finalmente il pubblico che a Tessa merita. Ah, si sapeva che se la squadra tornava a giocare per la promozione il pubblico sarebbe tornato. A Tessa ha avuto sempre i suoi tifosi e un'altra nota a nostro favore è di aver recuperato i tifosi di Tessa. Adesso bisogna pensare all'anno prossimo. Da domani penseremo all'anno prossimo. Mister Giandonato, alla fine la Tessa ce l'ha fatta. Sì, dopo 3 anni sotto la mia gestione finalmente ci è sfuggito per 2 anni e quest'anno ci siamo riusciti. Devo ringraziare tutti perché quando si vince le vittorie vanno ripartite dalla squadra, dalla società, ma penso che questa vittoria ci abbia un nome, che è quello di Giacomo Del Matto, al quale va riconosciuto grossi meriti della società e miei personali, perché è stato lui che mi ha voluto qua 3 anni fa, è stato lui che mi ha difeso anche in qualche momento meno gioioso di questo, è stato lui che ha creato questo giocattolo. Un ringraziamento anche al dottor Flocco, al Tunto, che si sono sacrificati, a tutti, ai magazzinieri e ai ragazzi che sono stati eccezionali. In questo momento ricordo anche quei ragazzi forse più sfortunati che sia l'anno scorso che 2 anni fa purtroppo per sfortuna non sono riusciti a vivere questo momento. Li ringrazio di cuore anche a loro. Il legame di Mario Giandonato con la Tessa sarà quindi destinato a protrarsi anche per la prossima stagione in Eccellenza? Questo non lo so, quest'anno mi premeva vincere perché, come ho detto pure all'altro collega, cominciava a venirmi in mente qualche sospetto che avessi qualche maledizione addosso, perché devo essere sincero, domenica scorsa quando ho visto la palla al 96esimo terminare nel sacco ho temuto questo. Oggi era importante per questo, perché sono venuto qua con una certa mentalità, ho cercato di dare qualcosa a questa squadra e i risultati 2 anni fa e l'anno scorso purtroppo alla fine mi hanno detto male. Quest'anno ringrazio tutti perché il risultato è arrivato e forse mi sono scrollato di dosso anche questa maledizione. È una squadra che secondo lei in Eccellenza necessita di numerosi ritocchi per ben figurare? Ah, guardi, adesso è presto perché non lo so, la squadra è buona, ha dimostrato in campionato, ha dimostrato anche durante la competizione della Coppa Italia, però giustamente l'Eccellenza è tutta un'altra categoria, anche se sull'ali dell'entusiasmo verrebbe da dire che tutti in blocco la squadra merita la conferma, ma per questo c'è tempo. Adesso dobbiamo solo goderci questo momento perché, ripeto, la società, i giocatori e anche io penso che meritiamo di riposarci e di pensare con calma al futuro. Vogliamo rendere infine omaggio al Pineto, avversario di questa doppia sfida? Sì, questo sicuramente, infatti ti stavo chiedendo io di farlo, perché è una squadra che è andata al di là di ogni prospettiva iniziale, una squadra che ci ha dato filo da torcere, l'ho già detto l'altra settimana, sia in campionato che durante questi playoff. Va a loro tutto il mio appoggio, perché so cosa significa stare da quella parte, lo dico con grossa sincerità e grande onestà, perché l'ho vissuto per 2 anni, so, quindi faccio le mie congratulazioni vive all'allenatore Norcia, mi complimento vivamente e dico che queste sconfitte servono sicuramente per ripartire con grossa rabbia e grosso orgoglio il prossimo anno, perché possono tranquillamente farcela. Mister Norcia, diceva Chiambretti in una famosa trasmissione, comunque vada sarà un successo, possiamo dirlo anche per il Pineto.
Certo, anche perché sapete la forza della Tessa. Qui il rischio è che quando incontri queste squadre tipo l'Ortona e la Tessa rischi anche di fare brutta figura, cioè di prenderne più di una. Però penso che i ragazzi si sono impegnati al massimo. Una partita, logicamente loro hanno tenuto più palla, più campo, perché la dovevano fare, perché è giusto che la Tessa la faccia per l'organico che c'ha, però questi ragazzi che gli posso rimproverare, che sono finali e dovrebbero mantenere un pochettino più la calma, e l'inesperienza porta poi a fare quello che hanno fatto, bloccati. Non è stato un buon Pinedo, io sono d'accordo che abbiamo fatto di meglio anche in altre occasioni, però sai, la tensione, ragazzi che non avevano mai fatto una finale, giovani, li blocca sul campo. Abbiamo sentito poc'anzi che l'anno prossimo non sarà più l'allenatore del Pinedo, perché? Ma come diceva il suo collega, c'è stato, io ringrazio innanzitutto tutta la società, c'è stato un piccolo disguido con un dirigente che mi ha fatto un attimino riflettere e ho deciso di lasciare. Spero e penso di aver dato un contributo nel cercare di riassettarli un pochettino, ma partendo da una base di un gruppo a mio avviso che può fare bene in promozione con alcuni ritocchi, e gli auguro insomma le buone fortune a tutti. Sulla Tessa che cosa vuol dire? Ma sulla Tessa penso che ormai abbiamo detto tante volte, meritava il fatto che è arrivata seconda a non so quanti punti della terza, insomma era giusto che andasse lei. Noi ci abbiamo provato a mettergli un pochettino di paura, però capite che i valori in campo sono talmente differenti che dovevamo solo limitare i danni e provarci, però è andata così, va bene lo stesso.